ragazzi, io sono Anghisius, spero ovviamente si vede, in caso contrario non metto il video, geniale, vero? Allora, oggi parliamo di Destiny, oggi parliamo di Destiny 2, perché è uscita la beta da venerdì 21 alle 8 di sera, è uscita la beta, che è durata fino a lunedì 24. Allora, non ho deciso di avvertirvi sul fatto che fosse uscita la beta, spero che in quanto voi che avevate la PlayStation abbiate avuto occasione di giocarci, perché veramente è stato molto interessante e adesso andrò a spiegare meglio le meccaniche della nuova beta. Allora, cosa è cambiato in Destiny 2? Allora, innanzitutto io eviterei la storia, perché ok, avrete già visto 27 miliardi e mezzo di trailer, la trovate su internet e non voglio concentrarmi affatto su quello. Voglio parlare delle nuove sottoclassi e delle nuove, se così possiamo chiamarle, abilità. Allora, partiamo dal cacciatore, che è quella che ho scelto io all'inizio e che, secondo me, è una delle classi migliori. Cosa è cambiato del cacciatore? Allora, ora, indipendentemente dalla classe scelta, abbiamo un'abilità di... indipendentemente dalla specializzazione scelta, abbiamo un'abilità di classe, che ovviamente ha due opzioni. Nel caso del cacciatore è la schivata. La schivata del cacciatore ci permette di schivare tutti i proiettili in un determinato lasso di tempo, fa proprio una schivata, si sposta, il nostro cacciatore e schiva, e possiamo scegliere se o ricaricare o, se non sbaglio perché non l'ho provata l'altra, toglierci i debuff. Non vorrei dire una cavolata, però la prima opzione è molto molto utile, e cioè quella di ricaricare automaticamente l'arma che stiamo usando. Non è male, non perdiamo tempo durante la schivata, che è un periodo in cui non ci possono colpire, noi ricarichiamo le armi, è molto interessante come cosa. Ora invece veniamo alle armi vere e proprie. Non ho visto grande innovazione nelle armi, nel senso che abbiamo ancora i fucili di precisione, abbiamo ancora i fucili a pompa, abbiamo ancora i fucili a fusione, abbiamo ancora i lanciagranate, abbiamo ancora le mitragliette, le semiautomatiche. Non ho visto grande innovazione a livello di armi. Invece è cambiato le statistiche delle armi sono cambiate. Ora non esiste più la cadenza, come si chiamava una volta, ma esiste il numero di proiettili per minuto, che può essere visto come la cadenza dei colpi. Ovviamente più colpi al minuto fa un'arma, più maggiore la sua cadenza. Ovviamente per compensare l'impatto sarà molto molto basso. Abbiamo invece la velocità di ricarica, molto interessante, non veniva sottolineato nelle armi vecchie. E direi che con le armi dovremmo avere detto tutto. Veniamo al super caricato del cacciatore. Allora, innanzitutto possiamo scordarci la vecchia classe dell'arco, che è stata introdotta, se non sbaglio, in Era dei Corrotti, e anche l'altra classe del cacciatore. Ritorniamo alla classe base, la prima di Destiny, cioè quella, la super caricata con la pistola d'oro, che stavolta, molto interessante, possiamo spammare. Non è uno spam proprio continuo a premere il tasto e la pistola d'oro spara all'infinito, ma ogni tot tempo abbiamo la possibilità di spammarla. Ovviamente abbiamo un limite di tempo, e tuttavia non abbiamo più i tre colpi della pistola d'oro di Destiny 1. Invece la nuova, se vogliamo chiamarla così, sottoclasse o specializzazione, come invece chiamarla a me, prevede una lancia di luce, ed è veramente veramente una figata. Cioè, il cacciatore crea una lancia di luce, una specie di alabarda, se così possiamo chiamarla, un bastone tipo a Donatello del Tartaruga Ninja, che colpisce i nemici e li one shotta. Se no li one shotta, gli toglie parecchio, quindi è molto molto bello. A questo punto cambiamo classe e passiamo al titano. Il titano, come in Destiny 1, abbiamo ancora la sua grandissima esplosione come super caricata, cioè il titano salta caricando i pugni e fa un'esplosione quando cade a terra. Anche in questo caso si può spammare, per così dire, cioè la super caricata non si esaurisce una volta che il titano salta e quindi scaraventa l'energia al suolo, ma possiamo farlo più volte. Ovviamente io presuppongo il danno sia proporzionale, ciò vuol dire che non farà magari tutto il danno che faceva nel Destiny 1. La nuova sottoclasse del titano invece ci permette di creare uno scudo di energia con cui possiamo difenderci, scagliarlo contro i nemici, proprio possiamo lanciare lo scudo, oppure anche andare addosso ai nemici e colpirli con questo scudo. Come la lancia di energia del cacciatore, questo scudo fa... non so se li one shotta, sembrava di sì effettivamente, non ho potuto provarla contro un nemico tipo boss, perché nella beta purtroppo non c'è questo tipo di cosa. Ci sono dei nemici davvero davvero tosti, ma non sono boss. L'abilità nuova del titano è quella di poter creare due tipi di barriere: o una barriera che è ferma, ok,
e quei colpi non sono attraversabili, tra virgolette, mi è sembrato di vedere che né i nostri colpi attraversano la barriera, né i colpi nemici. Invece la seconda tipo di barriera che non ho provato è una barriera movente, ok, da quello che ho capito, cioè si muove con noi e ci dà la possibilità però di sparare attraverso, ovviamente, in quanto barriera semimovente, se così possiamo dire, sarà facilmente attraversabile anche dai colpi avversari, magari durerà di meno come a livello di effetti. L'ultima classe che esaminiamo, perché per ora le classi sembrano essere rimaste quelle, abbiamo lo stregone alla fine, e partiamo con la sua, tra virgolette, abilità, come mi piace definirla. Tenendo premuto cerchio possiamo o creare una specie di colonna di energia sui nostri piedi che ci ricarica la vita al suo interno, oppure aumenta i danni inflitti. Questa è una scelta molto particolare, ovviamente salute e danni inflitti è sempre una cosa che ci lascia lì, come per dire, quale scelgo? La cosa interessante di questa barriera qua è che, non so se avete presente Destiny, comunque riuscite, con un colpo fatale diciamo, voi riuscite ad andare a energia rossa, no? Ecco, per l'appunto, questa barriera ci permette di arrivare a linea rossa, ricaricarci di poco, il prossimo colpo ci riporta vita rossa. Non so come si faccia esattamente a oltrepassare questa lieve soglia, probabilmente bisogna fare più danni di quanto la barriera riesca a rigenerarne, ma è una meccanica molto interessante, se così possiamo dire. La nuova supercaricata dello stregone ci permette di sfoderare una spada di fuoco che veramente è bellissima, cioè delle supercaricate forse questa è la migliore, anche se io amo il cacciatore come classe di Destiny. E ci permette di scaraventarci contro i nemici e il nostro stregone si porta la spada all'indietro, carica il colpo e vediamo proprio l'energia che parte dalla spada. Quindi è veramente veramente molto bello. Ovviamente anche questo attacco è tra virgolette spammabile. Invece la vecchia supercaricata dello stregone è rimasta, cioè possiamo lanciare quella che era la bomba di energia per terra, però a differenza delle altre questa non è spammabile. La cosa interessante è che si divide in tante sottogranate di energia, oppure, se possiamo dirle in modo diverso, fa prima un'esplosione e colpisce i nemici, poi ne fa un'altra e colpisce ancora i nemici. Non so quanto dura esattamente questo tipo di esplosione di energia, comunque c'è scritto disintegra i nemici, non so se intenda dire guarda che fa tante esplosioni di energia in base alla vita dei nemici finché non li distrugge e i nemici sono ovviamente nel suo raggio, oppure guarda questa supercaricata qua tu la lanci contro un amico e lo shotta, perché stavolta ho avuto la certezza che la supercaricata in un colpo non shottasse i nemici. Allora, tanta innovazione, tante cose nuove, mi è piaciuto la beta di Destiny, sì ragazzi, sì, mi aspetto tante cose perché se volete andare a vedervelo c'è il trailer, cioè scusate, non il trailer ma una delle scene animate su YouTube, e che è la fine della beta con questo nuovo nemico che si chiama Ghoul, che distrugge il viaggiatore e quindi la luce dei guardiani e ci ributta nell'abisso dicendo che quello che avevamo noi non era coraggio ma avevamo perso solo la paura di morire. Ed è veramente un concetto bellissimo per Destiny, cioè tutti quei guardiani che riuscivano a risorgere sempre per merito dello spettro, ora non possono più accingere a questo potere. Cosa possono fare? Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non è durato tanto ma volevo che fosse così, volevo essere che fosse un video informativo e nient'altro. Tra parentesi vi dico anche che il video lo sto montando alle 5 di mattina, quindi sono un attimo provato probabilmente di questa cosa, perché dopo il rest. Non so neanche io se probabilmente farò uscire anche Axel World questo pomeriggio, quindi ehi, datemi un bel pollice in su e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché il sostegno fa bene. Ok? Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, quindi bella ragazzi, ciao!